Come vi sentite? Come gruppo? Come gruppo? Niente. Un po' amareggiati per una sconfitta immeritata, secondo me, perché poi si portava a casa un punto, non credo che era rubato, nel senso che certo loro hanno fatto la partita, però in altronde se io stavo a Torino e fa la partita, secondo me non è, nel senso non è nostra dimensione. È giusto che loro hanno fatto la partita a Torino, poi siamo difesi bene, qualche ripartenza abbiamo fatto come abbiamo preparato, e certo poi con un minimo errore hanno punito noi, però è la forza di grandi squadre, di grandi giocatori questa. Ma se vogliamo, rispetto alle altre sconfitte, questa volta però c'è stata la reazione, la voglia fino all'ultimo a tutto di provare a riportare. Credo sì, anche nonostante che magari all'80esimo abbiamo subito gol, che magari qualcuno magari pensava oh, ormai è finita, qua ci mancano 10 minuti, no? Però c'è stata subito la reazione positiva da parte del gruppo, si provava in tutti i modi a pareggiare, siamo stati anche vicini con un po' di fortuna, magari Mezzavilla lì buttava dentro la palla, e insomma. Quindi diciamo reazione c'è stata, e questa è più importante di questa sconfitta. Thomas, la tua esperienza, una prestazione del genere, al di là del risultato, dopo una settimana comunque particolare, perché insomma far tanto per arrivare alle 4 vittorie, poi ti tolgono 5 punti, mentalmente che si possa dire non ci pensiamo, ma sicuramente l'avevate accusato, quindi una prestazione del genere è anche una risposta importante. Una risposta importante verso l'esterno, che comunque squadra c'è, gruppo c'è, che noi proseguiamo per la nostra strada, poi altre cose fuori calcio interessa fino a un certo punto, e niente, noi ci sentiamo che abbiamo fatto 13 punti sul campo e questi sono tutti nostri, poi qualche punto hanno tolto, poi forse ridanno, però ti ripeto, queste cose non interessa fino a un certo punto. E niente, ora di nuovo bisogna chiudere e ripartire di nuovo, perché ora ci sono diciamo in 2 settimane 4 partite che sono un tour de force importante, che magari bisogna preparare una alla volta, che come questo sabato viene Bari a casa, che è una squadra da Serie A, che squadra è stata l'anno scorso in Serie A, quindi un organico importante. Però a casa nostra bisogna sempre prendere qualcosa, insomma. Oh, stai toccando proprio questo argomento, il fatto di giocare in casa. Guardando un po' il calendario, effettivamente adesso fino alla fine del girone di andata gli scontri diretti passano tutti dal Menti. È una cosa importante. Una cosa importante, io l'ho detto anche prima, guarda, sono ora in 2 settimane sono 4 partite, che con tour de force importanti, con squadre importanti, che ora iniziamo con Bari, diciamo in casa, che è una squadra sicuramente allestita bene e magari hanno pretese di tornare in Serie A. Però, ripeto, a casa nostra deve essere a casa nostra, deve essere un fortino supportato dai nostri tifosi, che magari danno una cosa in più per noi in mezzo campo. Quindi penso che, come detto anche prima, detto guarda, la salvezza deve passare qua. Quindi questi scontri quasi diretti sono importanti, bisogna non perdere. Per essere proprio sempre in senso propositivo, critici, sabato è stata una forse delle più belle prestazioni dal punto di vista tattico della squadra, cioè non ha subito più di tanto, non abbiamo fatto che ha avuto pericoli, siamo stati forse un po' leggeri in zona gol, poco cinici, però questa squadra, così come è organizzata Bravi, soprattutto per 2 attaccanti, c'è maggiore sofferenza quando non c'è perlomeno un ragionatore a centrocampo, o Scozzarella o Danucci. È un centrocampo di lotta, però siete stati costretti spesso e volentieri a ritornare per prendere palla. Questo vi toglie lucidità in zona gol. Ma con una squadra, ripeto, con una squadra come Torino, se noi non rientriamo tutti sotto la linea di palla, 99 su 100 perdi, diciamo la verità, perché giochi a Torino, non è che Juve Stabia va a Torino e inizia a proporre il suo gioco, a proporre, perché diciamo anche verità che Torino è un pochino superiore. Però nonostante questo, con una tattica diciamo il mister che è impostato tutta la settimana, che bisogna tornare tutti sotto la palla e difendersi bene poi per ripartire, quindi abbiamo fatto bene quasi per tutta la partita,
questo piccolo errore stato, quindi non credo che non è, se non voglio entrare in particolare con le lucidità, se magari ci siamo troppo lontani dalla porta, quindi in quella partita bisogna fare così, poi magari contro Bari si fa un altro tipo di tattica, un altro tipo di giocatore, poi questo mi serve a preparare quelle cose, quindi a me entrare in quelli particolari non mi piace. Thomas, ti giro una battuta che ha fatto Ventura a fine partita. Ha detto la Juve Stabia forse in questo periodo è l'avversario più difficile da affrontare perché del 9 undicesimi della loro squadra la Serie B è vita, si vede dai loro occhi per l'intensità che mettono in campo e soprattutto per la voglia che hanno. Vi rispecchiate in questo? Credo di sì che noi ogni partita giochiamo come forse un finale e che deve essere così, perché per la nostra squadra, per il nostro gioco, per il nostro, diciamo, come siamo impostati come giocatori, come squadra, è così, è la lotta, la grinta, la voglia di fare, la voglia di correre, la voglia di dare una mano al compagno, e questo dovrebbe essere un spirito che stiamo dimostrando, che è un spirito importante, spirito di un gruppo importante. Ma se ti avessero detto dopo la sconfitta con il Livorno, prossime 5 partite, 12 punti, che cosa avresti pensato? Oddio, dopo Livorno credo nessuno ci crediamo di questo, no? Che sarà dopo 5 partite 12 punti, però il calcio è bello anche per questo, no? E poi ora bisogna non fermarsi perché bisogna fare ancora tanti punti, che fino a salvezza ci mancano ancora 43, figurati. Quindi ha voglia di fare punti e bisogna non fermarsi subito anche da sabato a prendere qualcosa. Ne hai visti tanti di spogliatoi, di squadre in Serie B, questa e quest'Abbia in quale dimensione la colloca? C'è una squadra che potrà raggiungere con tranquillità la salvezza rispetto alle altre tue esperienze in passato? Una squadra che è un gruppo importante, un spirito di gruppo molto importante, e direi da una grande squadra, non mi fraintende, come spirito di gruppo, come spogliatoio, è già un buon punto da ripartenza, quindi io spero, credo che possiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è salvezza. Come si torna da un aspetto nella quale purtroppo si è persa 10 minuti dalla fine, però nella quale la squadra comunque ha dimostrato? Ma io penso che non dobbiamo stare lì a cullarci sul fatto che siamo stati all'altezza, che comunque è stata una prestazione buona, noi dobbiamo essere arrabbiati perché non abbiamo raccolto punti e noi non dobbiamo dimostrare di essere all'altezza, ma dobbiamo dimostrare che a fine campionato abbiamo raccolto abbastanza punti per salvarci, quindi sì, d'accordo, buona prestazione e tutto, però bisognava cercare il risultato, visto che comunque ce lo saremmo anche meritato. Questa era, diciamo che, anche se questo è un campionato di Serie B lunghissimo, difficile, quindi anche con cosiddetti ultimi della classe per i problemi, però diciamo che è stato quasi l'esame dal punto di vista del gruppo, dal punto di vista dello spirito del gioco, di maturità, giocare in casa della capolista. È pur vero che ci siamo arrabbiati, però questo vi dà motivazioni per scendere in campo ancora più convinti di quello che si diceva prima. Sì. No, cioè, ma infatti penso che il messaggio più importante che abbiamo dato è che è una squadra viva, è una squadra che sa soffrire, che sa comunque aiutarsi durante la gara. Penso che sia stata, insomma, la più grande delle dimostrazioni, ecco, perché se non eravamo organizzati, se non avevamo voglia di fare risultato, non saremmo riusciti a fare una prestazione del genere, ecco. Quindi abbiamo dimostrato che, insomma, seguendo il mister, credendo in quello che facciamo e soprattutto aiutandoci uno con l'altro, possiamo far bene. Avete avuto anche quella sensazione all'interno del campo che a un certo punto loro fossero in sofferenza, nel senso che il gol per loro è stato quasi una liberazione, non soffrivano questo fatto che attaccavano la Juve Stabia, li ribatteva sempre più. Infatti dispiace, ripeto, per questo, perché anche dal campo si aveva la sensazione che davvero eravamo messi molto bene in campo e per loro era difficile trovare spazi. E continuavano il fraseggio nel possesso palla, però siamo stati bravi a interpretare la partita come l'avevamo preparata e davvero sembrava difficile poter immaginare come potessero far gol. Cosa ha pensato Morris?
Io penso, io ho visto l'immagine, mi ha dato veramente atto a Bianchi di aver fatto un gol davvero, davvero di un'altra categoria. Penso che la differenza l'abbia fatta quell'episodio, ma non per demerito nostro, ma veramente per il colpo di un giocatore che durante la partita non aveva fatto praticamente nulla, però in quelle circostanze ha dimostrato di essere un giocatore di una categoria superiore. Dopo la prima risposta alla braglia che hai dato, sabato di Bari, insomma adesso bisogna, come dicevi tu, continuare a far punti, riprendere magari una serie come quella che si è interrotta, che sarebbe importante vista anche la situazione dei punti. Certo. No, ma noi dobbiamo andare di pari in passo partita dopo partita. Sabato ci aspetta una gara difficile, non dobbiamo stare qui a guardare l'avversario di turno. Dobbiamo pensare a cercare di raccogliere il massimo possibile, e a maggior ragione giocato in casa, insomma, deve essere un motivo in più per fare una grossa prestazione e accumulare punti importanti. Anche per il tifoso, insomma, è stata una trasferta forse la prima davvero lunga da... Bene, sono venuti in tanti, ecco. Cosa si può dire a quei ragazzi comunque che mi hanno seguito? Al di là del prestigio della gara, quindi era anche bello esserci, però comunque hanno affrontato un viaggio, andata, ritorno, insomma. Io penso che l'unica dimostrazione in risposta al loro sacrificio sia stata la prestazione. E poi a parole è facile ringraziarli o cosa. Ma penso che i tifosi l'unica dimostrazione che vogliono è, insomma, vedere sudare la maglia, vedere che la squadra comunque tiene a questa maglia, e penso che noi dalla prima partita di campionato lo stiamo dimostrando, a prescindere poi dal risultato e dalle prestazioni. Ma posso garantire che l'impegno, soprattutto anche nei momenti difficili, non è mai venuto a mancare. Insomma, questa squadra dal primo all'ultimo giocatore ha sempre messo il massimo impegno di allenamento in allenamento, non di partita in partita. Quindi questo penso che sia la risposta più importante che noi possiamo dare ai nostri tifosi. Carlo, con Francesco come è andato il centrocampo? Bene, bene, infatti penso che, insomma, meriti complimenti perché è stato bravo a farsi trovare pronto, nonostante, insomma, finora fosse stato poco impiegato, ha risposto alla grande. Penso che questa si deve essere d'esempio per tutti noi, insomma, per tutti i giocatori della Rosa che magari fino adesso hanno trovato meno spazio, però quando verranno chiamati in causa sapranno rispondere bene sul campo. Questa deve essere la nostra forza, perché siamo in tanti, in tutti i ruoli, e insomma, a lungo andare ci sarà spazio per tutti. E se riusciremo a farci trovare di volta in volta tutti pronti, insomma, sarà un bene per tutti. Carlo, un'ultima reazione, anche dopo la penalizzazione di 5 punti? Ma io credo, insomma, sia inutile stare qui a pensarci. Ripeto, noi dobbiamo pensare a cogliere il massimo di partita in partita, e poi si tireranno le somme. E la penalizzazione sapevamo, insomma, che si veniva inflitta, e quindi è inutile stare qui a discutere se sia giusto o ingiusto, se siano tanti o troppi i punti. Noi dobbiamo pensare a far più punti possibili e poi si vedrà. Carlo, sono state già 10 giornate di campionato, quindi un quarto è andato in archivio. Come lo giudichi questo avvio della Juve Stabia? Ti senti magari qualche punto in meno per quello che avete espresso, oppure i punti che avete sono quelli che avete meritato? No, io penso che, insomma, i 13 punti che abbiamo conquistato sul campo penso che rispecchino quello che abbiamo fatto. Una partenza un po' così così, poi abbiamo ritrovato lo smalto dei tempi migliori, e penso che sia molto positivo questo inizio di stagione, perché c'è da considerare comunque tante componenti, insomma, il fatto che una società, una squadra che affrontano la Serie B, un campionato difficile dopo tantissimo tempo, e quindi, insomma, posso esprimere solo che giudizi positivi, però con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo ancora migliorare tantissimo, questo sì.